In un'era antecedente ai titani, prima degli dei dell'Olimpo, divampò una violenta battaglia. L'ira delle divinità primordiali. Le creature che plasmarono la terra. Infuriò per un tempo eterno. E da questa collera, da questa sete di guerra, emersero le furie. Né titani né dei, né mortali né spettri. Le furie non avevano vincoli, in quanto custodi dell'onore, esecutrici del castigo, flagello dei traditori. Quando Zeus salì al potere, scoprì che le sorelle non rappresentavano una minaccia. Le furie impartivano il proprio castigo soltanto a chi ritenevano colpevole. E il primo di questi traditori fu il centimane Briare. Quando il mostro strinse un patto di sangue con Zeus, salvo poi tradire il re degli dei, le furie non esitarono a intervenire. Le sorelle non diedero tregua a Briareo e dopo averlo catturato lo torturarono senza pietà. Per le furie la morte era una punizione troppo clemente per uno spergiuro. Il centimane Briareo divenne un esempio per tutti. Un simbolo per chiunque pensasse di infrangere un patto di sangue con un dio. Generale di Sparta, fu infine sconfitto, portato alla follia, torturato e reso incapace di discernere la realtà. Il guerriero si ritrovò intrappolato come una mosca nella rete delle furie. Mai, mai più. Per ciò che mi hai tolto!
speciale perché ti sta uscendo da male, ma non vale nulla. Sei un inutile mortale! Siamo tutti innocenti, chiudi quella bocca! Lui è infetto! Siamo tutti corrotti! Thank you.
conoscerai?